un momento di riflessione interiore dove devono parlare le nostre coscienze, essere agitate le nostre coscienze da parte di tutto il consiglio, l'intero consiglio comunale che ha voluto questa fiaccolata proprio per dimostrare la nostra presenza, perché la presenza credo che sia l'elemento principale per dimostrare vicinanza alla famiglia, ai figli di questa coppia, di questa mamma uccisa barbaramente dal marito e a tutta una comunità, perché siamo tutti rimasti dilaniati dal dolore e dall'indignazione. Una presenza massiccia al quale io devo ringraziare tantissimo, soprattutto per la presenza anche di altre comunità, altri rappresentanti di comunità, altri sindaci nei nostri territori, la presenza del capo di gabinetto del prefetto, la presenza del questore, tutti a testimoniare che uniti, istituzioni e cittadini, si può provare ad arginare o sconfiggere questa piaga immane, perché ancora oggi, come ho sentito dire, mi sono ribellato con forza a questa affermazione che ha sbagliato lei a rientrare in casa, credo che sia un'affermazione aberrante. E siamo qui perché dobbiamo dare forza, dare conforto, dare speranza, dare sicuramente come dire, la voglia di provare le donne a denunciare atti di violenza, perché non si debbano sentire sole, perché non si debbano sentire giudicate e soprattutto non si debbano sentire come coloro che vengono accusate di aver loro stesse agevolato o favorito l'atto di violenza nei loro confronti. E questo è un segno di cultura, di arretratezza culturale importante, come diceva lo stesso Mattarella, è una sconfitta della nostra società e dobbiamo imparare tantissimo noi uomini ancora a crescere nel gestire le relazioni, nel gestire i rapporti, l'affettività e soprattutto saper gestire il conflitto e il confronto con le donne, dove normalmente usciamo sconfitti e quest'atto di vigliaccheria lo ha dimostrato.